L'anno è appena cominciato, ma voi già pensate alle ferie. Perché andare all'estero quando ci sono tante splendide mete che vi aspettano qui nel bel paese? Ecco i luoghi comuni più gettonati dell'anno dove passare le vostre vacanze. Sanremo. Splendido borgo Ligure. Il periodo ideale per visitarlo è la prima settimana di febbraio. I nostri tour operator vi forniranno una macchina dai vetri oscurati per avere l'opportunità di vantarvi con amici e parenti che ci siete passati vicini, ma non l'avete visto. Rubano. In provincia di lavoro, questo delizioso comune Veneto conserva ancora tutto il suo fascino medievale e la mentalità. Qui l'accoglienza è una tradizione e vi sentirete come a casa, cioè frustrati e giudicati costantemente per le vostre scelte di vita. Occhio a non farvi tentare dalle splendide spiagge. Prendere anche solo un po' di sole potrebbe risultare socialmente fatale. Cani. Affascinante paesello delle Marche. Cani confina con il comune di Persone, ma chiunque qui vi dirà la stessa cosa. Cani è meglio di persone. In questo ridente borghetto tutti hanno una foto profilo col proprio animale, che per qualche strano motivo è sempre uno Yorkshire terrier nano con un fiocco in testa. Il fatto che la natalità nel paese sia a zero ormai da molti anni non impedisce ai residenti di chiamare il proprio cane il mio bambino. Godetevi il soggiorno, ma attenti. Se non camminate a quattro zampe, qui la vostra vita vale meno di zero. Figli. Quando arrivate a figli, verrete subito accolti dal grande cartello di benvenuto fuori dal paese, che recita se non li hai non puoi capire. Poi comincerete a sentire le urla, le urla che non smettono mai. A figli nessuno dorme, nessuno scopa e il sindaco si chiama Thomas, ha otto anni, e sarà anche l'angelo di mamma, ma intanto ha messo ZTL ovunque e rompe il cazzo da mattina a sera. A dispetto di tutto ciò, figli è una meta turistica estremamente popolare, tanto che per molti, arrivati a una certa età, è quasi obbligatorio visitare o prendere casa a figli. D'altra parte, come dice la Proloco cittadina, Prima di figli non sei davvero completo. Sarà. Ma com'è che qui nessuno sembra più felice di te? Lettore sul serio. Sulle sponde del fiume serio, sopra una collina, sorge l'elegante paese di lettore. Considerato da se stesso polo culturale della regione, lettore sul serio non perde occasione di celebrare la propria fama frequentatissimo da booklogger, gente che è stata menata da piccola, e Ghia Soncini, lettore sul serio, ospita la bellezza di 72 librerie, dove potete comprare libri da fotografare a casa, mettendoci sopra un termine come liminale o irco cervo. Tutti in paese hanno letto Il Maestro e Margherita. Solo Il Maestro e Margherita. Bellezza interiore. Frazioncina di bellezza esteriore. Bellezza interiore è, a detta di tutte le guide, un gioiello e la vera meta a cui dovrebbero puntare i turisti. Questo non spiega perché sia quasi sempre deserta, mentre bellezza esteriore è in overbooking fino all'anno prossimo. Analfabeta. Arrivare al piccolo paesello montano di analfabeta non è semplice. Una volta giunti a funzionale, bisogna inerpicarsi per una serie di stradine strette, sensi unici e mulattiere. Ma la destinazione vale il viaggio. Arrivati in cima scoprirete di essere finiti in un borgo fuori dal tempo, o almeno fuori dall'ultimo mezzo secolo. Qui avrete massima libertà di dire quello che volete contro chiunque senza timore di venire giudicati. Tappa obbligatoria il punto panoramico dove potrete divertirvi con la peculiare eco della zona. Qualsiasi cosa gridiate risponderà: e Marò? Estate. E Bibbiano? Autunno. E le foibe? Inverno. In primavera, invece, se griderete: non sono razzista, risuonerà nella valle un possente: però. Giovane. Giovane, in provincia di Perugia è davvero un luogo speciale. Qui non si invecchia. Hai trent'anni e ti trovi nei paraggi? Sei giovane. Ne hai quaranta? Sei giovane. Cinquanta? Giovane. Inizia a pensare seriamente a come farai senza la pensione? Ma che ti frega? Sei giovane. Guarda che scorcio, guarda che piazzetta. La gente di Giovane è molto cordiale e presto sarete conquistati dall'ottimismo e dalla bonomia del luogo. Attenzione, per tutta la durata della vacanza nessuno vi prenderà mai professionalmente sul serio. Due Lupi. Due Lupi, gioiello della Tuscia, merita certamente una visita. Appena arrivati in questa mena cittadina, Verrete subito buttati in mezzo ai lupi, ma ne uscirete capobranco. Da qui in poi vivrete distinti e distanti. Ma se non starete attenti, vi ritroverete distinti e distanti. Avrete l'opportunità di sussurrare all'orecchio del diavolo che siete voi la tempesta e osserverete l'incredibile spettacolo dei ponti che avete bruciato illuminare la vostra strada qualsiasi cosa facciate, ricordate sempre di non mentire mai ai cittadini di Due Lupi, perché sono buoni e cari, ma una volta persa la loro fiducia, è persa per sempre.